Ciao amici, come state? Benvenuti in questo nuovo video sul canale. Devo andare io al Foro Italico. Immaginavo. Alla macchinetta fotografica. Ciao amici, siamo appena arrivati al Foro Italico e stiamo per entrare, aspettiamo Daniele che ci porti il pass e io sinceramente non vedo l'ora di entrare. Il tempo si è sistemato, quindi teoricamente non dovremmo avere problemi al vedere qualcosa. Speriamo in bene, andiamo avanti. Oggi sono stato invitato da Edison e da Makers per partecipare alle internazionali di tennis di Roma, il Master 1000 di Roma. Vi porterò con me nella mia giornata che 2 secondi fa era piovosa, adesso è soleggiatissima, fa un caldo bestiale. Stiamo andando ragazzi a vedere il torneo competitivo di tennis dove gareggerà un italiano che si chiama Lorenzo. Se vincerà, amici, rappresenterà l'Italia nel torneo a Roland Garros a Parigi, quindi andiamo. Allora amici, sono stato assente per un pochino perché mi hanno ritirato la Canon, se la sono presi questi qua, no in realtà no, non mi hanno fatto fare la clip qua dentro direttamente nella lounge, però ho appena assistito alla finale del torneo e l'ha vinto un pro player di Makers che è Lorenzo, grandissimo, vedete tutte le clip sopra, ma è stato strabello. È una cosa che non pensavo, ma devo dirvi la verità, l'esport del tennis tanta roba. Allora ragazzi, siamo con Lorenzo che si è qualificato come rappresentante italiano per il Roland Garros di Parigi. Voglio fare una domanda: cosa ne pensi dell'esport competitivo, del competitivo sul tennis, sul gioco di tennis? Beh, adesso funziona, da un paio d'anni che va avanti, è iniziato, funziona, si sta ancora cercando uno standard, sono tanti giochi, anzi il problema è proprio che ci sono pochi giochi ma tutti vogliono essere competitivi e vogliono essere lo standard, quindi si sta aspettando, per adesso sembra questo il gioco, Tennis World Tour, sembra quello giusto, io vado forte, quindi il competitivo qua ci sta, mi piace un sacco. Allora amici, adesso apparirà una persona che ci sta anche nel vlog di Aprilia. Andiamo a Parigi, Peppe e Marzio, andiamo a Parigi! Non gioco stasera a Roma? Amici, siamo venuti a vederci una partita di tennis duo e non avevo mai visto una partita di tennis ed è... Avrei voluto vedere quella sul campo centrale, Nadal contro Sisi per qualcosa, però vabbè, non si può dire, sto parlando piano perché qua non si può fare, cioè qua nelle partite di tennis non si può proprio alzare la voce, infatti sto parlando bassissimo. Amici, noi abbiamo appena finito, io vi chiamo sempre amici perché adoro dire amici, ciao amico. Abbiamo appena finito di vedere la partita femminile doppia, tanta roba. Cioè ragazzi, a me piace un botto il tennis, mi sono riscoperto, andrò a vedere tutte le partite di tennis. Anzi, se avete dei genitori che offrono biglietti, io ci sono, no, a parte gli scherzi. Questo mi sta facendo una doppia ripresa. Ora torniamo allo Sandy Edison che ci facciamo una partitina a FIFA. Non può mai mancare quella. Ah dai, squadre arabe, raga. Oh, passa quanto presso. È troppo difficile. Se faccio un gol, per me è una vittoria. Dove ti apposti i capelli, vai.